torniamo a Bologna sotto le due torri e siamo in collegamento con la dottoressa Maria Sandra Icardi della farmacia Icardi appunto di Bologna. Con lei parleremo dei consigli per il viso, borse e occhiaie. Buongiorno dottoressa Icardi e bentornata a Colazione in Farmacia. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno, buongiorno. Dunque, dottoressa Icardi, lo sguardo ha sempre avuto un ruolo di primo piano, no? Nella bellezza e nel fascino, poi è il primo modo che abbiamo per comunicare con le altre persone. Per questo è importante anche, ovviamente, riservargli delle cure mirate per ritardare l'invecchiamento della cute, della pelle. In che cosa si differenzia la pelle del contorno occhi da quella del resto del viso? La caratteristica più importante è che è molto più sottile rispetto al resto del volto ed è molto soggetta a piccole contrazioni che sono gli ammiccamenti, cioè i movimenti quotidiani delle nostre espressioni. Sì. Inoltre questa zona ha una scarsa concentrazione di ghiandole sebacee e questo la rende facilmente soggetta alle conseguenze delle aggressioni esterne. Quindi gli inestetismi che possono coinvolgere quest'area, oltre alle rughe, che vengono qui nominate zampe di gallina, sono le borse e le occhiaie. Ecco, e da cosa sono causate le borse e le occhiaie? Solitamente ci si limita a definire le borse che compaiono sotto gli occhi e anche le occhiaie come un inestetismo. Sì. Questa definizione è giusta quando si tratta di manifestazioni temporanee, magari legate a un periodo di scarso riposo, oppure quando sono determinate dal naturale invecchiamento della pelle, che chiaramente perdendo elasticità tende a rilassarsi. Sì. Però principalmente la causa delle borse è legata alla genetica, quindi alla costituzione ereditaria di quelle persone che hanno la tendenza ad avere un tessuto più lasso nella zona borsale e quindi all'accumulo di grasso nella zona dell'orbita. Infatti possiamo definire le borse sotto gli occhi come una combinazione tra un ristagno di liquidi, quindi un edema, sì, un aumento del tessuto adiposo sottocutaneo e un contemporaneo cedimento dell'elasticità della pelle, ma comunque tra le cause ci sono anche lo stress, l'appiattimento, non è solo un problema di genetica e quindi anche la mancanza di riposo. Però in altri casi le borse possono essere dovute per esempio a fenomeni irritativi oppure sì, possono essere sintomo di alcune patologie come l'ipotiroidismo, l'ipertensione, problemi epatici, renali o la cattiva alimentazione. In altri casi il gonfiore intorno agli occhi invece può essere causato, lo sanno tutti gli allergici, alle forme allergiche come ad esempio la congiuntivite allergica, sì, la congiuntivite primaverile. E un altro inestetismo che si accompagna spesso alle borse, si associa spesso alle borse, sono le occhiaie, che invece sono dovute ad un accumulo nella stessa area, quindi intorno agli occhi, da dei pigmenti scuri che sono costituiti dalla melanina. Quindi quando questo alone intorno all'occhio, delle volte sia sotto che sopra, quindi proprio nella zona perioculare, è di colore marrone scuro, siamo in presenza proprio di un'iperpigmentazione, quindi un'alterazione della normale pigmentazione causata dalla produzione di una maggior quantità di melanina nello strato basale dell'epidermide che migra in superficie. Abbiamo detto che questa è una zona molto più sottile, quindi anche più trasparente, quindi questa melanina viene anche vista di più. E questo tipo di inestetismo però si può manifestare non solo sì, a quelle persone che hanno una predisposizione genetica, ma anche a chi si espone al sole senza protezione, cioè quindi senza gli occhiali da sole a filtro UV 100%. Ecco, quindi diceva che è anche una causa genetica quella delle borse e alla fine nel mio caso, per esempio, che ho molte borse, molte occhiaie, anche mio padre, per esempio, ha lo stesso tipo di inestetismo e sono condannato anch'io, quindi evidentemente a causa della mia genetica a subire questo tipo di inestetismo. Ma ci sono dei modi in cui si possono prevenire le borse sotto gli occhi? In che modo? Ecco, quando parliamo di borse sotto gli occhi dovute a uno stile di vita non sano, la prevenzione consiste in uno stile di vita sano, quindi ecco, un'alimentazione equilibrata,
esercizio fisico sì, ma moderato e regolare, quindi non strapassiamo il nostro organismo, e un riposo adeguato, sonno sufficiente, quindi almeno 8 ore per notte, e un'altra, diciamo, un piccolo segreto è quello di dormire con la testa sollevata, in modo da drenare questi liquidi che potrebbero stagnare nella zona intorno agli occhi. E poi buona norma, evitare esposizione prolungata alla luce solare senza gli occhiali da sole, per evitare un precoce invecchiamento della zona perioculare. Ecco, e quali sono invece, nel caso in cui non fosse stata fatta prevenzione, i trattamenti per questi inestetismi? Allora, intanto quando parliamo di borse indotte da stanchezza, insufficiente un periodo di riposo, quindi sì, riposare, dormire in maniera regolare, per accelerare la riduzione, siccome appunto se è un gonfiore dovuto alla stanchezza, è un edema, quindi è una ritenzione di liquidi, possiamo adoperare per esempio un impacco freddo. Esistono delle mascherine che contengono delle sostanze che si raffreddano in freezer e si applicano sulla zona degli occhi e hanno un'azione proprio decongestionante. Sì. Oppure possiamo ricorrere a degli impacchi di sempre freddi di acque di fiori come acqua di rosa, acqua di camomilla oppure acqua termale, sempre per avere un effetto lenitivo. Sì. Un altro accorgimento che abbiamo già ricordato è quello di dormire con la testa sollevata, sì, adoperando un cuscino più alto, e poi esistono dei preparati cosmetici che si possono acquistare anche in farmacia, che sono creme, lozioni e gel, che aiutano a ridurre il gonfiore delle borse. Bisogna infatti agire drenando la zona con degli attivi di estrazione vegetale che abbiano un'azione appunto drenante, quindi che agiscono sul microcircolo e poi anche che abbiano sostanze lipolitiche, quindi che riducano le cellule adipose, cioè quindi il grasso sottocutaneo, sostanze lipolitiche come ad esempio la caffeina. Contro le occhiaie invece vanno bene delle formulazioni vegetali che abbiano un'azione appunto antiossidante e sempre ad azione sul microcircolo, come vitis vinifera, lescina, rusco, l'arnica, che ha un'azione appunto antinfiammatoria, sì, quindi sostanze lenitive e decongestionanti insieme. Ecco, e come bisogna applicare le varie sostanze che, di cui abbiamo parlato, i vari prodotti, i vari impacchi sul contorno occhi? Come comportarsi proprio materialmente per applicare questo tipo di prodotti sul contorno occhi? Ecco, dobbiamo premettere che un prodotto per il contorno occhi deve essere specifico, quindi sì, non possiamo usare la normale crema che usiamo per il viso in quella parte. Per esempio voi maschietti non mettetevi il dopobarba vicino agli occhi. No, mai. Perché ecco, la zona del contorno occhi abbiamo detto che è molto più sottile e poi è molto promiscua, con il sacco congiuntivale abbiamo da preservare anche un organo molto importante che è l'occhio, sì, che ha tutte delle regole, un pH diverso dalla pelle, le lacrime sono a pH neutro, la pelle è a pH acido, quindi le creme che rispettano il pH della pelle non rispettano quello del sacco congiuntivale, cioè quindi quello delle nostre lacrime, quindi possono avere un'azione irritativa nel sacco congiuntivale, per esempio come quella, è mai capitato che le arrivasse una goccia di shampoo negli occhi o addirittura il limone negli occhi, cioè brucia moltissimo, proprio perché non rispetta il pH, infatti non è fisiologico alle lacrime. Quindi le creme per il contorno occhi hanno proprio una formulazione specifica e vanno usate in dosi minima, io dico dose omeopatica, quindi proprio una goccetta che va proprio applicata nella zona all'angolo, proprio vicino al naso, e poi va massaggiata verso l'osso esterno, quell'osso che c'è subito sopra allo zigomo. Sì. Questi movimenti devono essere dall'interno verso l'esterno
etichettando il prodotto con il dito anulare oppure col dito medio, comunque non con l'indice, perché è così il tocco è più leggero, l'effetto è penetrante ma è delicato. E soprattutto bisogna stare attenti che il prodotto non entri nell'occhio mentre si fa questa applicazione. Poi l'applicazione si può estendere lungo tutto l'arco sopraccigliare, non facendo scivolare il prodotto sulla parte dermobile, sì. Perché appunto non tutte le creme specifiche per il contorno occhi possono essere applicate sulla parte dermobile, proprio perché verrebbero assorbite e potrebbero anche appunto entrare nel sacco congiuntivale e provocare un'irritazione. Tuttavia in farmacia se ne trovano anche di così delicate che si possono essere anche applicate su questa zona con un effetto molto confortevole, proprio di idratazione, di riparazione, anche quando l'occhio è stanco, per esempio per noi che lavoriamo molto al computer, per chi lavora molto al computer, ecco, il problema della stanchezza agli occhi, oltre alle radiazioni solari di cui abbiamo già parlato, ci sono anche proprio queste lunghe sedute davanti al PC, quindi radiazione sia della famosa luce blu che è molto nociva, ma quella riguarda l'occhio, ma comunque anche la zona della pelle. E poi c'è anche il fatto che durante queste lunghe sedute sappiamo che si ammicca poco, cioè si sbattono poco gli occhi e quindi i tessuti e la superficie della congiuntiva vengono scarsamente anche lubrificati e quindi c'è l'occhio secco e tutti i problemi che conseguono. Ecco, e in conclusione, dottoressa Icardi, se dovesse dirci qual è il trucco correttivo più efficace per questi inestetismi, cosa ci risponderebbe? In genere quello che si trucca sono più che altro le occhiaie, perché le borse sono un gonfiore e sono difficili anche proprio da gestire, se non con un velo di fondotinta, proprio per uniformare quello che è il fondo, poi ritrovare dei piani, dei giochi di luce e di ombra. Se le occhiaie sono appena pronunciate, quindi sono leggere, è sufficiente un correttore color carne della tonalità uguale alla pelle e non bisogna fare l'errore di scegliere più chiaro per avere poi quell'effetto panda che non nasconde le occhiaie, anzi addirittura le evidenzia. Eventualmente in un secondo momento, dopo aver applicato il correttore color carne, si può schiarire leggermente questa zona con un velo di cipria. Se invece le occhiaie sono più vistose e il correttore color carne non basta, bisogna ricorrere a quei correttori che sfruttano la complementarietà dei colori. Quindi se le occhiaie hanno un colore che tende al blu, vanno bene i correttori aranciati. Se invece le occhiaie sono più violacee si ricorre a quelli gialli, perché sono i colori opposti nell'iride e vengono annullati l'uno con l'altro. Dopo aver scelto quello più adatto va applicato a piccoli punti partendo dall'interno dell'occhio verso l'esterno, sia sulla parte superiore che su quella inferiore, poi successivamente si applicherà il fondotinta eccetera eccetera eccetera. Ecco, quindi oggi siamo andati alla scoperta appunto di borse, occhiaie, questi inestetismi che vuoi per l'utilizzo del computer, vuoi per la stanchezza, comunque, come dire, colpiscono tante persone e sicuramente consigli molto utili per cercare di ridurle, per cercare di prevenirle e su come agire nel caso in cui le dovessimo avere. Cercherò anch'io nel mio piccolo di attuare alcune delle buone pratiche che ci ha consigliato lei, dottoressa Icardi, oggi. Cuscino alto? Sì, cuscino alto sicuramente, la cipria e il fondotinta forse no, però il cuscino alto no, sicuramente no. Sì. La ringrazio molto, dottoressa Icardi, le auguro una buona giornata, un buon fine settimana e noi ci risentiamo settimana prossima. Benissimo, arrivederci a tutti voi.